Le vono critiche su Gwendalina Canessa, l'ex GFina, che ieri ha postato una foto di lei stesa sul lettino di un tatuatore mentre si fa tenere la mano dal suo nuovo compagno Nicolò Casini, con cui ormai fa coppia fissa dopo la fine degli amori, con Daniele Interrante, padre di sua figlia Chloe e Luca Marin. La Canessa, infatti, ha postato alla vigilia di Pasqua questa foto in cui si vede un tatuatore all'opera, mentre la ragazza è con gli occhi chiusi e il braccio destro allargato, appunto, a stringere la mano del proprio compagno, mostrando tutti gli altri tatuaggi. E proprio questo è il problema dei tuoi follower secondo i quali la Canessa starebbe esagerando. Io credo che tu stia esagerando. È un peccato rovinarti il corpo così, scrive una delle sue fan mentre un'altra si chiede, ma invidia di che? È un personaggio pubblico e da tale deve accettare critiche e complimenti. Sono in tanti, però, a dare manforte all'ex GFina e a sottolineare come ognuno faccia del proprio corpo quello che vuole. Ognuno del proprio corpo fa ciò che vuole, scrive Aneres82. La foto è accompagnata con una scritta criptica. Passerò un colpo di spugna su tutte le tue malefatte cancelletto neu, cancelletto tatò, cancelletto leopard, cancelletto neu, cancelletto life, cancelletto in love. La Canessa, però, non pare preoccuparsene più di tanto, concentrata com'è nella costruzione del suo nuovo amore. L'ultima immagine postata su Instagram, infatti, è quella in cui guarda negli occhi Casini, accompagnandola con un esplicito. Basta uno sguardo. Chi se ne frega.